a tutti e benvenuti in questa nuovissima intervista di Bookness. Per me è veramente un grandissimo onore avere dall'altra parte Orietta Malvisi Moretti, l'autrice del libro Saima, una famiglia nel mondo. Un libro che rappresenta una storia incredibile di un'azienda che sta facendo la storia nel territorio toscano e non solo. Dall'altra parte, Orietta, ciao, dici chi sei e di che cosa tratta questo libro che definirei straordinario? Allora, innanzitutto grazie, perché effettivamente anche grazie a voi abbiamo potuto scrivere la vera storia della Saima, perché come sappiamo tutti possono inventarsi una storia su quella che è stata un po' la nostra vita quotidiana. Una famiglia nel mondo, perché questo titolo? Perché in fondo è vero che siamo una famiglia, perché alla fine si vive in ufficio per tante ore, per tanto tempo, si vive quasi più in ufficio che a casa. E quindi alla fine diventiamo tutti una famiglia, tutti i collaboratori, gli amici, i soci, le maestranze, tutti. Ma non è la famiglia del Mulino Bianco, ovviamente. E quindi la storia della Saima contiene sofferenze, contiene momenti di defiance, contiene crisi, lo sappiamo, anche questa pandemia, che non è una novità, perché sappiamo che le pandemie ci sono sempre state. E in realtà, se pensiamo a Firenze, dove io abito, in realtà Firenze è stata ferma 500 anni per la peste. Quindi siamo abituati ad affrontare pandemie, momenti difficili, crisi. Una famiglia nel mondo, perché tutto questo lo viviamo noi, ma lo vive anche il pianeta. E quindi oggi si parla tanto di resilienza. È un bel vocabolo, è giusto. La Saima ha dimostrato resilienza a questa pandemia, ma soprattutto alle crisi di tutti i tempi. Comunque, al di là di questo, io credo che sia interessante poter scrivere in questi capitoli quello che è stata un'esperienza vera. Ecco, perché rimane scritta. E non è quindi superabile da eventi diversi o da invenzioni diverse, rimane scritta. Questo vale per i nostri figli, per i nostri nipoti e i pronipoti, sempre sperando che la Saima possa andare avanti nella storia della vita economica del nostro paese, per cui siamo fieri di rappresentare un vero Made in Italy. Allora, la prossima domanda è una curiosità. Allora, nella creazione di questo libro abbiamo affrontato, Orietta, dei mesi impegnativi, a volte ci sono stati anche dei momenti difficili, perché raccogliere tutto il materiale e poi elaborarlo e trasformarlo in un libro così professionalmente redatto è stato un lavoro di ricerca, un lavoro di confronto. Il libro, inoltre, dobbiamo dirlo, è scritto in due lingue, in inglese e in italiano, e presenta al suo interno una serie di immagini che sono i punti cruciali da un punto di vista storico dell'evoluzione della Saima, con i tantissimi successi e ovviamente qualche difficoltà che giustamente hai introdotto. La domanda che vorrei farti è: qual è stato adesso il riscontro da parte di chi ha avuto la possibilità di avere in mano tutto il prodotto di questo lavoro dopo che ha avuto, ecco, la possibilità di ricevere questo libro? Allora, ancora non ho grossi riscontri, ho quelli interni dei nostri collaboratori che naturalmente mi hanno fatto i complimenti. In realtà, dai nostri importatori ho ricevuto qualche scritta di un grazie, ma non ho potuto ancora parlare da vicino, vederci in presenza, dove tutto avviene in maniera molto più, sincera e vera. Perché in pratica un messaggio per email non corrisponde mai a quelle che sono le vere sensazioni di una persona. Quindi non ho avuto ancora riscontro e spero che l'avrò, anche perché sarà un regalo di Natale per i nostri amici, quelli che naturalmente potranno apprezzare quella che è la storia di un caso aziendale italiano. Quindi non ti posso dire di più. Io ne sono piuttosto soddisfatta, perché tutto sommato è, come ti dicevo, corrisponde in maniera sintetica a quelli che sono stati tanti anni di vita aziendale. Benissimo, parlavamo poco prima dell'intervista del fatto che c'è una foto emblematica all'interno del libro. Se magari la possiamo mostrare, in questa foto ci sono le nuove generazioni, okay? Le nuove Certo, generazioni che stanno prendendo adesso eccola qui. il controllo Questa della Saima. E tu stessa, perdonami la confidenza, Orietta, mi hai detto: guarda, che queste sono delle nuove generazioni che comunque
da un punto di vista manageriale, stanno collaborando come se fossero all'interno di una famiglia, e quindi il titolo proprio del libro, Una famiglia del mondo, è ancor più un titolo, come dire, attendibile, un titolo che descrive quello che è il segreto probabilmente del successo della Saima. Siccome ci seguono tanti imprenditori, grazie, posso chiederti qual è il segreto per creare un'azienda che lavora e cresce come una famiglia? Allora, il segreto è avere dei principi, è avere un senso civico, avere soprattutto il rispetto per gli altri, e credo che questa sia la cosa più importante, dal più piccolo collaboratore naturalmente ai titolari dell'azienda. Io credo che siamo tutti investiti in questa missione, perché diventa una vera missione. Essere aziendalisti non è una parola, non si viene a lavorare solo per guadagnare qualcosa, si viene a lavorare perché si vive insieme e si costruisce qualcosa. Questo è un po', credo, il vivere più sostenibile in azienda. Ormai questa parola ci ha invaso i giornali, usiamola anche noi. Nel nostro libro di Una famiglia nel mondo, come ti dicevo prima, non c'è la storia del mulino bianco, della famiglia del mulino bianco dove tutto sembra una favoletta. No, ci sono momenti difficili, momenti più facili, ci sono dei veri dubbi che poi alla fine si sono chiariti con il divenire. E il futuro è anche il futuro, fa sempre parte di questo bellissimo punto interrogativo in cui le forze dei nuovi manager, dei nuovi giovani che hanno portato la loro creatività, ma soprattutto anche la passione per poter andare avanti nel mondo, partendo da basi solide, questa è la gioia che possiamo offrire ai nostri figli, possono veramente diventare ancora più grandi. Perché essere piccoli è più facile, essere grandi... Noi oggi ci troviamo a combattere con le multinazionali e non è semplice, però vedo che sia mio figlio sia gli altri ragazzi, figli dei soci, sono molto bravi, molto attenti alle richieste del mercato. Poi abbiamo affrontato questi 2 anni, ormai sono 2 anni di pandemia, e per noi il lavoro è sempre andato avanti, non si è mai fermato. Abbiamo creato nuovi prodotti proprio per le esigenze del mercato e vediamo. Ti dico una cosa, gli autobus. Ora nei giornali sta venendo fuori il problema della pandemia e soprattutto del fatto che uno dei motivi di maggior pericolosità di questo virus sono proprio gli assembramenti sugli autobus. Nessuno ha mai parlato di questi tornelli che sono l'unico modo per poter contingentare il flusso delle persone che salgono sugli autobus. O come mai hanno fatto questi i banchi con le ruote, che poi oltretutto servono anche per assembrarsi ancora di più, perché i banchi con le ruote si avvicinano anche di più i bambini, i ragazzi a scuola, e non hanno preso mai in considerazione questi signori anche del governo, non voglio essere polemica, però dico com'è strana a volte l'economia italiana. Ci mettono intralci, ci mettono regole, ci mettono purtroppo degli ostacoli che poi è difficile superare, perché le aziende investono sulla ricerca, noi continuamente investiamo, e poi quando ci sono delle soluzioni valide nessuno le vede, non si sa come mai. Ora non è polemica la mia, però è per dirti che tra le pagine si vede che noi da anni abbiamo fatto per esempio un tornello per contingentare l'ingresso sugli autobus, che è veramente l'unico modo per arrestare un virus che può essere veramente pericoloso, e nessuno lo prende in considerazione. E si va avanti dicendo vaccina, vaccina, vaccina. Certo che ci vacciniamo, però in realtà facciamo anche in modo di avere altri mezzi per poterci difendere. Quindi la Saima si è dimostrata anche in questo abbastanza, non solo resiliente, ma propositiva. E questo si vede bello chiaro nelle pagine, che le soluzioni sono state fatte già da anni, tra l'altro. Perché anche, tu sai, il problema dei famosi, le persone che prendono gli autobus e non pagano i biglietti. Insomma, è nata da quello. Il primo welcome bus, benvenuto sull'autobus, che è un tornellino, in realtà ti aiuta a capire chi paga e chi no. Perché c'è una vocina che dice... devi pagare, oppure insomma in qualche modo ti consiglia che devi pagare. E questo credo che sia stata una delle prime regole che abbiamo difeso. Tu mi dicevi come mai una famiglia nel mondo, quali sono le... Sì, sono il rispetto, sono la competenza e sono lo studio continuo del mercato e di quello che intorno a noi si sta verificando.
Sì, Saima propone una grande quantità di tecnologie e queste tecnologie, da quel poco che ho potuto vedere, hanno comunque una base creativa molto forte, quindi proponete anche delle soluzioni che ve le inventate proprio per risolvere delle questioni che sono richieste dal mercato. Bene, Orietta, l'altra domanda che vorrei farti, proprio perché mi ha incuriosito il tuo precedente discorso, riguarda l'utilizzo del libro in modo strategico all'interno dell'azienda. Secondo te può essere utile questo libro per aumentare la coesione aziendale e per condividere la mission e la vision dell'azienda in maniera ancora più solida rispetto a quanto fate già sino ad adesso? Ma spero di sì, non sono io a doverlo dire, ma sicuramente io penso che questo libro potrà rafforzare soprattutto la nostra esperienza dei soci senior e potrà al limite essere forse anche un segnale per i giovani per poter andare avanti. Ti ripeto, ancora non sono stati consegnati tutti i libri, il Natale è vicino, sarà fatto, però in realtà io spero proprio che questo sia una delle motivazioni anche più importanti che abbiamo fatto proprio per pubblicare anche questo libro, di renderci più uniti. Benissimo, vedete qua in sovraimpressione il libro Simon, una famiglia nel mondo. Orietta, ti ringrazio. Un'ultimissima domanda. Tu sei una giornalista, hai pubblicato dei libri importanti, stai pubblicando un ulteriore testo, quindi ti sei affidata e ti stai affidando degli editori importanti. Qual è l'opinione che hai sul prodotto editoriale che abbiamo creato con comunque un'autopubblicazione, una pubblicazione che è stata Certo. guidata attraverso fondamentalmente, no, le linee guida di Amazon per la creazione del prodotto fisico, ma poi da un punto di vista, come dire, interno, strutturale, abbiamo lavorato insieme. Qual è la tua opinione sul prodotto proprio che è stato creato? Sì, io sono contenta di questo, ero abituata a lavorare da sola ed è molto pesante a volte lavorare da sola. Non sempre c'è stata forse questa condivisione dell'impaginazione, ecco, mi è mancata forse un pochino una vicinanza con il tecnico che impaginava i prodotti perché sono talmente tanti, quindi capisco che non è sempre facile poterlo fare. Però, ecco, per esempio la traduzione in inglese, io spero che sia un buon inglese e sono curiosa di sentire cosa mi diranno anche i nostri amici stranieri. Però nessuno per ora ha detto niente, quindi tutto tace, ma spero proprio che sia anche una buona traduzione. Ecco, e questo è stato per me l'aiuto più grande, perché fare un libro bilingue non è da tutti e credo che sia ormai una regola anche per il futuro, perché veramente stiamo diventando sempre più globalizzati, sempre più internazionalizzati e mettere un libro bilingue è un segnale di essere all'avanguardia, ecco, di essere ancora portati al futuro. Sì, è proprio una difficoltà anche da un punto di vista tecnico-grafico fare un libro Il bilingue. grafico ha dato qualche piccola difficoltà, però insomma alla fine l'abbiamo risolta e come voi mi auguro che possa essere piacevole. Ecco. Grazie Orietta per il tuo Grazie a te, contributo, ti grazie a mando voi. un carissimo E saluto. soprattutto, ecco, anche a te, anche a Mauro e a tutti i collaboratori. A presto, Ciao. grazie. Di nuovo, ciao.